Dopo un African Pack terribilmente scarno. Tu devi andartene in quel posto. Posto di quel coso deve esserci ipotamosero. Dopo un Nord America con dentro una nemesi che non sapevo che avrei trovato. Navigatore. Dopo un European che più un aggiornamento animali era una megalopolis. Dopo uno wetlands quasi perfetto, ma che mi traumatizzò a vita. Basta coccodrilli, ne abbiamo già quattro. Dopo un conservation pack terribilmente pigro e ridicolo. Cos'è questo? My Little Pony? My little pony, my little pony. Ma che bisogno c'era? Abbiamo già 40.000 felini. E dopo un toilet pack terribilmente infantile. Non me ne frega niente. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, quattrocione, volpe, puzzola, istrice, la istrice. La istrice, la istrice. La istrice, la istrice. La istrice. Io avevo tradotto, capito? Istrice da strisce. Questo DLC. È una cagata pazzesca! Siamo qui per scoprire il Grassland. Benvenuti in una nuova reaction. Oggi siamo qui a recensire il pacchetto Grassland. Detto con enfasi, mi raccomando, ditelo tutti Grassland, così. Mi ispira parecchio, anche perché avevo fatto tempo fa, i capelli che ovviamente non sono mai a posto, un video teoria su come sarebbe stato il Grassland. Spero che mi accontenteranno un minimo. Dai ragazzi, ci vuole qualche animale bello. Sti ultimi due DLC erano inguardabili, a parer mio, eh. Possiamo iniziare? Ho qui come portafortuna l'occhiolino che ho preso a Falconara, uno dei tanti, tre ne ho presi. E vediamo se porterà bene a Planet Zoo. Ok, vediamo dov'è. Grassland, c'è l'armadillo in copertina, l'armadillo, fantastico. A me stanno un sacco simpatici gli armadilli, sono molto carini. Ora però vediamo cosa è in serbo per noi la Frontier. Pronti? Via! Mi stanno un sacco simpatici gli armadilli, quindi sono contento, dai. Discover what. Raga, il crisocione! Oddio! Ah, l'emu, vabbè. Simpatico. 8 new animals, fantastico, dai, così vi voglio. Quali sono? Raga! Non ci credo. Erano new quelli alla fine. Finalmente un DLC fatto. Bene. Ragazzi, già dal trailer di quattro animali, tre li adoro. Aspettate, mi sembravano new, magari mi sbaglio. Cioè, quindi armadilli, sapete cosa fa rima con armadilli? Coccodrilli. Poi il crisocione, che raga, io adoro i crisocioni. L'emu, evitabile però carino, dato che tutti vogliono gli uccelli, toh, ecco qua l'uccello. E quindi adesso abbiamo l'emu. Che fanno mu, ma una fa mu. Ecco, quindi d'ora in avanti che voi direte emu, dovete dire l'emu che fanno mu. Vabbè. E spero di aver visto bene lo gnu striato. Vi ricordate cosa dissi nella reaction dell'aggiornamento dell'anniversario? Un cervo, 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 un cervo
Io preferisco di gran lunga lo gnu striato a quello dalla coda bianca. Secondo me quello striato è più gnu. Io avrei preferito quello striato. Ricordate cosa dissi nella mia videoteoria sul pacchetto prateria? Invece è molto 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 richiesto dai player, infatti ho alte aspettative che arrivi prima o poi, ovvero il crisocione. Il crisocione è un animale che darebbe una spinta in più e che piacerebbe a molti, l'armadillo. Mi fa strano che non ci sia ancora. Beh, sembrerebbe che mi stanno ascoltando, dai. Quindi vuol dire che il prossimo passo è prendere i potamoceri. Ci restano ancora 4 animali da scoprire, o 2 e mezzo, o 3 e mezzo, scusate. Perché, come sempre, la Frontier... Come al solito la Frontier non ci dice un tubo, ragazzi. Ok, il trailer non ci dice niente. Non ci dice un tubo. Comunque, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare la seconda stagione perché lo zoo sta iniziando a laggare di maledetto. No, non mi interessa, non la voglio comprare la poltrona volante gigante... con Uncle Grandpa e la tigre incorporata. Ok, vediamo di tradurre, che io l'inglese lo sapete.
È tempo di avventurarsi nell'erba alta per trovare animali nascosti al suo interno. Ti presentiamo il Planet Zoo Grassland Animal Pack, che arriverà il 13 dicembre per Santa Lucia. Ottimo. Insieme all'aggiornamento gratuito 1.12. Solo che l'aggiornamento gratuito è una mezza schifezza, perché ve lo dico al volo cosa c'ha. Potete fare ste isole nel vuoto, che si poteva già prima, però adesso c'è una modalità apposta per le isole nel vuoto. Vabbè. In più, lo capino, porta fortuna comunque. E inoltre potete, c'è la funzione bulldozer che non cambia assolutamente niente, se gli oggetti li potevi eliminare già prima, fai track tutti insieme, tac, togli, non so cosa c'era da aggiungere. E poi c'era, hanno aggiunto, come si chiama, una roba per quanto riguarda i visitatori che seguiranno rotte guidate, ma a me non frega assolutamente niente. Invece di fare sta boiata mettevate un animale in più. Vabbè, non voglio lamentarmi, il pacchetto sta andando bene. Dai raga, altri animali, voglio vedere come sono. Bene, vediamo cosa si nasconde nell'erba. Cosa si nasconde nell'erba alta? Chiedi. Una pletora di affascinanti animali selvatici che chiamiamo le steppe, le pianure e le praterie di tutto il mondo, la loro casa. Dai il benvenuto all'armadillo a 9 bande. Se il DLC è perfetto, do 9 a questo DLC come voto, eh. Con la sua straordinaria armatura, il lupo della criniera. Grazie, raga, lo volevo troppo il crisocione, sono stracontento. Il curioso emu. Passabile. Dai, passabile. Da riconoscibile piumaggio grigio. L'agile e l'illustro Caracal. Abbiamo già 40.000 felini. Il leone fatto male, due tipi di tigre, il leopardo nebuloso, il leopardo delle nevi, e la lince, e il puma, e poi c'è anche il giaguaro, il ghepardo. Bello. È il più originale tra i felini che hanno detto, però... Abbiamo già 40.000 felini. Ma è bello, quindi lo accetto volentieri, è più unico rispetto agli altri. Il notevole wallaby dal collo rosso. Basta coccodrilli. Raga, un altro canguro, cosa cambia? No, lo so che è diverso, però non è che... Vabbè, prendiamoci lo wallaby, dai. La iena striata. Bella. Cavolo, allora, ricordate cosa dissi nella reaction sul Twilight Pack? Le iene, magari aggiungere un tipo di iene in più. Non è che la Frontier guarda i miei video, sarebbe troppo bello. Frontier, prendete i potamoceri! Frontier, prendete i potamoceri! E poi vediamo, notevole guardi dal colosso della iena striata. Sorprendente New Blue, sì, ci ho visto giusto, ci sono gli New, perfetto. Questi sono dotati di comportamenti nuovi e unici, bene come il breeding e lo sniffing dell'armadillo a 9 bande, o le orecchie rimbalzanti e flosce del Caracal. Siamo sicuri che tu, gli ospiti, apprezzerete molto queste nuove specie. Certo che l'apprezzo, ma molto anche. Inoltre puoi anche aggiungere uno straordinario assortimento di 5 specie colorate di farfalle per popolare le tue mostre walk drawing. Stiamo seriamente mettendo le farfalle nella mostra come specie? Le farfalle? Avete esaurito tutto? Siamo arrivati al punto di dover mettere delle farfalle? Cioè, ok, me ne mettete come effetto, come quello della neve che cade o quello dei petali che scoppiano? Le farfalle! Ma seriamente le farfalle? Le farfalle! Volevate mettermi qualcosa nella voliera? C'è il gufo delle erbe orientali, ci sono svariati uccelli che vivono nell'erba alta. E poi questo è il secondo animale che mettete in quel Waltrug Habitat. Cioè, ok, quindi il fatto che hanno messo sto habitat nuovo fa ben sperare per il futuro, quindi vuol dire che ci saranno tanti altri DLC, non farebbero una struttura nuova per due specie soltanto. Ma ragazzi, le farfalle, le farfalle... Adesso scopro, ce n'è una, si chiama farfalla coccodrillo. Basta coccodrillo. L'altra farfalla cavallo. L'altra farfalla leopardo. Ma che bisogno c'era? Abbiamo già 40.000 felini. E l'altra farfalla orso. Basta orsi, ragazzi. Basta orsi. Bene. Vediamo, specie colorate di farfalle, tra cui zolfo senza nuvole, se sembra il nome di un personaggio dei Little Pony. Pavone europeo. Vabbè.
Morfo blu Menelao. Credo sia blu, ma non sono sicura. Monarca coda rondine del vecchio mondo. Sapete, è vero che le farfalle più di uno o due giorni non vivono? Qui le faranno campare anni, non lo so. Cioè, c'erano tanti di quei begli uccellini da mettere dentro. Volano gli uccelli, mi tralasciavate le mu e lo wallaby, mi mettevate al loro... Non so, non mi devo lamentare, un DLC fantastico. Posto del wallaby mi mettevate il marà, al posto delle mu mi mettevate... No, beh, le mu ci può anche stare. Ma al posto delle farfalle potevate mettere qualsiasi cosa, diamine. Sono solo farfalle. Questi insetti volanti possono essere tenuti tutti insieme come i primi animali da esposizione compatibili con l'interfaccia nel gioco. Ha detto primi, non ha detto unici. Quindi ragazzi, basta dire che è l'ultimo aggiornamento, perché ce ne arriveranno degli altri, stiamo sicuri. Io voglio che il prossimo sia il forest, il rainforest con potamostro, bufalo del Congo e tanto altro ancora. Quindi raga, dobbiamo commentare tutti: I want a red river hog, I would like a red river hog, red river hog, river hog. Stampiamoglielo dappertutto. Vediamo cos'altro ci dice, perché ok. Bello, cos'è? Spagna? Potrai anche mettere la propria tua abilità di gestione con il nuovissimo carrier scenario ambientato nelle pittoreste praterie dell'Argentina. Quindi potrebbero esserci anche lama, cioè ce l'abbiamo già, però metterli. Lavorerà al fianco di ricca socialite Tiffany Summers per aiutare a imparare l'importanza della cura degli animali e dei santuari degli animali e della conservazione della specie. È un personaggio nuovo? Perché abbiamo avuto Bernard, la segretaria, Myers e la figlia di Bernard. Quindi adesso c'è anche Tiffany. Ah, ottimo. Sei sicuri che trasferirai i diversi abitanti della sua vita tentacolare in una nuova casa più adatta? Sei sicuri che la magia di gestire il tuo zoo può rendere la vita migliore a questi animali? Questo nuovo scenario di carriera segue lo scenario di carriera del pacchetto Twilight. E siamo incredibilmente entusiasti di continuare questa narrazione. Non preoccuparti, però, non dovrei aver giocato quello precedente. Infatti io non ci ho giocato. La volete una serie con quella modalità di con gli obiettivi, con Goodwin, Bernard e che è sempre lui, vabbè, con Goodwin, Myers e tutta la compagnia? Ce la volete, ditemelo qua sotto nei commenti. Se almeno 10 persone la vogliono, la porto. E puoi saltare completamente nuovo se vuoi, ma mi piacerebbe farle tutte. Pacchetto Planet Zoo Grassland sarà disponibile per l'acquisto a 7 sterline 99. 7 sterline sono, o a 9,99 o 9,99 se vuoi essere avvisato quando il gioco è disponibile, vai su Steam, mettilo in lista dei desideri. Ricorda che potrai divertirti con il Planet Zoo Grassland Animals solo se possiedi già il gioco base Planet Zoo. Noi ce l'abbiamo, strano ma vero. Non dimenticare di unirti a noi e ai nostri canali social media per le prossime rivelazioni di animali in vista di Grassland Animal Pack. Potete su Twitter, Instagram e Facebook. Spero che questo annuncio vi sia piaciuto. Sì. E non vediamo l'ora di rivedervi sui nostri canali social. Facci sapere qual è il tuo pezzo preferito qua sotto. L'estate verdi, guardiani dello zoo. Non ci sono accenni alla fine, quindi ragazzi ce ne sarà sicuramente almeno un altro. E non penso possano fare un altro DLC con due animali contati. A meno che, non lo so, non si inventano qualcos'altro. E allora, diciamo un voto per questo DLC, un bel 8, anche un pochettino di più, è veramente merita. Quattro animali favolosi che adoro, ovvero lo gnu, l'armadillo, il crisocione, la istrice e la iena. In più, vabbè, c'è l'emu che mi sta abbastanza simpatico, il caracal che mi piace. Lo wallaby è carino, ma potevano inventare qualcosa di un po' più originale, ma vabbè, ma anche per le mu alla fine, vabbè, va bene, non mi voglio lamentare, meno ne hanno fatti 2 o 3 per continente. E poi sono curioso per i mix exhibit che si potranno creare adesso, ragazzi, mi piacerebbe fare quello che hanno fatto in alcuni parchi in Germania, di mettere il crisocione coi tapiri o coi formichieri, se vanno d'accordo. Mentre per quanto riguarda gli altri, le mu penso andrò d'accordo coi canguri e coi koala. Mentre per quanto riguarda gli armadilli, non lo so, non ci vedo nessuno bene con loro. Forse il crisocione, perché in alcuni parchi convive, però non sono sicuro. Per quanto riguarda, magari con l'ama, forse la zona è quella, sempre Sud America. Per quanto riguarda invece, ce ne sono altri, la iena, vabbè, no, il caracal, no.
Lo gnu sono sicuro faremo i mix più belli del mondo, perché secondo me lo gnu striato è più gnu, più gnu, e quindi con le zebre, con i rini e tutto, ci sta meglio secondo me rispetto a quello della coda bianca, che è più, secondo me è più bello, magari non lo so, nella prossima stagione vedremo come fare. E vabbè, gli altri animali non penso potremmo fare sti gran mix alla fine. Le farfalle non le metto. Possono, meno che non mi pagano. Se mi pagano le metto, però. Sono solo farfalle. Vabbè. Allora, Wallaby pure si potrebbe fare qualche mix insieme al Vombato, magari. Dai, 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 stagione 2. Potremmo partire proprio con l'Australia nella stagione 2. Mi direte voi se volete che faccio pam 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 un po' sparpagliato con i continenti, se volete che ne faccio uno progressivo come ho sempre fatto con questo. Inoltre, ufficiale, ufficialissimo, la nuova stagione non sarà una, ma saranno due, esattamente, una in sandbox e l'altra in fila. Così almeno ognuno potrà vedere qualcosa di diverso, avrò anche più contenuti da portare. Se poi si sommerà pure la serie con Goodwin, allora in quel caso... E niente, io direi che per ora... possiamo ritenerci soddisfatti, è un bel DLC, molto molto bello, e finalmente ci stiamo riprendendo, dai, dopo le ultime due delusioni, ragazzi, questi due DLC davvero per me è da dimenticare. C'è qualche animalino dentro carino, ma il precedente, il Twilight, gli do 5, ma solo perché c'era il Vombato, se no era da 3. Quell'altro, Conservation, per me anche quella è sul 5, perché una serie di copie fatte male, vabbè, passi. Dai, ad aprile arriverà il prossimo, io sono stracontento di questo, non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, mi manca ancora una decina di episodi per questa, adesso il prossimo spero di farlo uscire domani, quello delle Iene Maculate. E nulla, ci vediamo al prossimo video, nuova stagione, è tutto. Basta coccodrilli, ne abbiamo già 4.